Il mio sogno per un futuro di Roma sarebbe quello di rendere pedonalizzabile e servito da un sistema di trasporto pubblico efficiente e rapido il centro storico. Questa visione condivisa da molte persone, soprattutto considerando il valore storico, artistico, ambientale della città. L'idea di chiudere il centro alle automobili private, come già avviene in alcune città europee, potrebbe migliorare notevolmente la qualità della vita urbana, riducendo traffico, inquinamento e preservando il patrimonio storico. Roma ha avviato negli anni alcune politiche di limitazione del traffico, come zona a traffico limitato, ma un progetto più ambizioso e coraggioso, come quello della chiusura intera, potrebbe davvero trasformare la città. Un sistema di trasporto pubblico rapido, capillare, è accessibile, magari con mezzi elettrici a basso impatto ambientale. Potrebbe essere la chiave per permettere a residenti e turisti di muoversi agevolmente nel cuore della capitale senza dover utilizzare l'auto. Il centro storico non è vastissimo e liberato dalle automobili private renderebbe il traffico più scorrevole, permettendo ai mezzi pubblici di muoversi rapidamente. Bisognerebbe quindi creare grandi parcheggi di interscambio a ridosso delle mura aureliane, simili a quanto già avviene in altre città, dove i parcheggi periferici consentono a cittadini di lasciare l'autovettura e spostarsi verso il centro con mezzi pubblici efficienti. Il parcheggio del Galoppatoio di Villa Borghese è un ottimo esempio di questa strategia e si potrebbe replicare in altri punti chiavi attorno alle mura, come nei pressi di Porta San Paolo, Porta Pia o Porta Maggiore. Questi parcheggi potrebbero essere collegati con navette elettriche e tram, garantendo un servizio rapido e capillare. Quando ero ragazzo a Roma esistevano molte linee tranviarie che collegavano diverse zone della città. Tanto per fare un esempio, il tram arrivava fino a San Pietro, il che sta a dimostrare quanto fosse capillare e diffuso il trasporto su rotaio all'epoca. Con il tempo molte di queste linee sono state sostituite da autobus, che però non hanno la stessa efficienza, specialmente in una città con traffico di Roma. Ripristinare e ampliare una rete di tram moderna potrebbe essere una soluzione sostenibile per alleggerire il traffico nel centro e rendere i trasporti più veloci ed ecologici. Il tram, il 5, oggi ancora attivo, con un percorso cambiato. Quando ero ragazzo percorreva via Cavour, una strada centrale importante, e passava vicino al Colosseo, creando un collegamento diretto con alcune zone più storiche di Roma. Oggi il suo percorso è diverso, ma questi miei ricordi dimostrano come fosse integrato il tram nella vita quotidiana della città. Il percorso del 5 era veramente suggestivo, perché passava attraverso alcune delle zone centrali. Oggi il percorso è cambiato, all'epoca era un modo comodo e affascinante per spostarsi, in particolare con la vista del Colosseo sul tragitto. A mio modesto parere, ripristinare o ampliare una rete di tram moderna potrebbe essere una soluzione sostenibile per alleggerire il traffico nel centro e rendere i trasporti più veloci ed ecologici. Restando dell'opinione che una zona a traffico limitato estesa potrebbe essere una soluzione efficace per migliorare il traffico a Roma. Una zona più ampia limiterebbe l'afflusso di veicoli, favorendo così il trasporto pubblico e migliorando la qualità dell'aria, specialmente se integrata con alternative valide per i residenti e i visitatori. Potrebbe essere particolarmente utile nelle aree storiche e nei quartieri più affollati, dove il traffico è sempre congestionato. Queste sono le mie visioni che si avveranno prossimamente per Roma. Fatemi sognare. Questo è quello che vedremo fra pochi mesi.